Dopo i primi match di Coppa che hanno aperto la stagione ufficiale di Serie D, domani sarà tempo di campionato, con la prima giornata che nel girone F non riserva derby tra squadre abruzzesi. Ovviamente tanta curiosità per vedere all'opera le cinque cugine, tra le quali il Pineto e la squadra costruita per un campionato di vertice, il Notaresco in ritardo che lotterà per la salvezza e poi le tre compagini che rappresentano piazze di prestigio e bacini più ampi ma che dovranno trovare una loro dimensione, che in questo momento, specie per Chieti e Avezzano, non sembra essere oltre la lotta per la salvezza. Il Chieti, ad esempio, è ancora un cantiere. Appena ieri la neosocietà presieduta dall'imprenditore torinese Ettore Serra ha annunciato gli innesti del centravanti ex Notaresco Giulianova Michele Cesario e del centrocampista Lorenzo Bregasi ex Castelnuovo lo scorso anno al Muravera e del 19enne portiere Cristian D'Ambrosio ex Teramo, squadra che non sembra granché rinforzata in attesa che sia il campo a parlare. Domani all'Angelini la sfida contro il Vasto Girardi di Tommaso Coletti, reduce da una doppia vittoria nei primi turni di Coppa Italia. Debutto in trasferta per la Vastese, che giocherà in casa del Tolentino. Entrambe le squadre hanno cambiato molto dopo la bella stagione passata. La Vastese è ripartita dalla coppia Ferrazzoli allenatore Marinucci Palermo DS e con appena due giocatori confermati, Altobelli e Sansone. Per la prima al della vittoria, Ferrazzoli confermerà il 3-5-2, ma non è ancora certo l'impiego del bomber Ricciardo, non ancora al 100%, tanto che davanti dovrebbe toccare ancora la coppia Di Nardo-Calì, mentre mancheranno Greselin e Mazzotti, ballottaggi tra i pali, Pitarresio del giudice, e in mediana Menna o Crisovergis. Dopo aver vinto il derby di Coppa sempre al Mariani Pavone, il Pineto cerca i primi tre punti stagionali al cospetto della neopromossa Termoli, in dubbio il centrocampista Losicco, assente per squalifica il centrale Nonni, davanti la coppia del gol Maio Allegretti. Beh, chiaro, è la prima partita, al di là dell'importanza, è una gara che tutti aspettano, diciamo, con un certa, anche un po' d'ansia, un entusiasmo, perché si vuole partire bene, è un mese e mezzo che lavoriamo per preparare questo inizio di campionato, speriamo di farci trovare pronti in questa sfida importante contro il Termoli. È una squadra e una piazza importante che ritorna in Serie D dopo qualche anno e sicuramente ci aspetta una partita difficile, perché è una squadra già collaudata, che ha vinto un campionato con in scioltezza, diciamo, il campionato d'eccellenza molisano, quindi già e al di là dell'entusiasmo della promossa, un organico già collaudato, quindi ci aspetta una partita sicuramente difficile. Anche il Notaresco arriva alla prima di campionato con la scritta lavori in corso, dopo un'estate ricca di dubbi a livello societario, fugati con la cessione delle quote da Salvatore Di Giovanni e Luigi Di Battista. Ne ha risentito l'allestimento dell'organico, affidato a un Tiziano De Patre, voglioso di essere profeta in patria. A disposizione il neo arrivato Sarli, centravanti che dovrà aiutare Grauberg. Mancherà Bartoli, finito KO a Pineto. Così leadership della mediana sempre più nei piedi di Alessandro Bruno, affiancato da Blando e dal figlio d'arte Gelsi. Domani al Savini arriverà il sempre coriaceo Matese, rinforzato dall'innesto dell'ex Vittorio Esposito. Avvio in trasferta per l'Avezzano, che però avrà il replay del match di due settimane fa alla Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli. Allora si imposero in rimonte i marchigiani, ora l'Avezzano si aspetta un epilogo diverso. Una sostanziosa novità rispetto alla gara del 21 agosto: in panchina non ci sarà Tonino Torti, esonerato domenica scorsa, bensì il neotecnico Marco Scorsini. Questo campionato va gustato, perché l'Avezzano l'anno scorso ha fatto un qualcosa di importante, perché vincere un campionato di eccellenza in un girone abruzzese composto dall'Aquila, da Lanciano, da grandi realtà, da Giulianova, da grandi realtà è sempre difficile. È chiaro che noi ci apprestiamo a affrontarlo come una neopromossa, anche se siamo l'Avezzano, quindi ci vorrà testa, gamba e soprattutto grandissima concentrazione.